Moto G6 Play è uno smartphone economico, affidabile, dall'ottima autonomia e con qualche compromesso. Lo sto utilizzando da una settimana e oggi sono finalmente pronto a raccontarvi pregi, difetti, cosa mi è piaciuto e non mi è piaciuto di questo Motorola. Come sempre, parto dal design, che risulta abbastanza standard nella parte frontale, mentre il posteriore ha sicuramente una sua identità, grazie a questo bel colore blu notte, il sensore di impronte che integra il logo Motorola e l'ormai iconico blu che racchiude fotocamera e flash LED. Per quanto riguarda i materiali, troviamo vetro leggermente stondato ai bordi nella parte anteriore e plastica di ottima qualità per la cornice laterale e la scocca posteriore, che, a dire la verità, alla vista sembra quasi vetro e mi piace molto per via del colore e dei giochi di luce che si vengono a creare su di essa. Insomma, il design di questo Motorola mi piace ed è anche funzionale visto che il terminale si tiene bene in mano e si maneggia abbastanza agevolmente. A ciò devo aggiungere che la gesture per rimpicciolire l'interfaccia funziona sempre al primo colpo e semplifica ulteriormente l'utilizzo di una mano. Nella parte frontale del dispositivo, oltre al display, è presente la fotocamera frontale, un flash LED, sensori di luminosità e prossimità e una griglia che cela altoparlante e capsula auricolare. In basso, porta micro USB e foro per il microfono principale. A destra, tasto di accensione e spegnimento zigrinato e bilanciere del volume. In alto, jack da 3,5 mm e foro per il secondo microfono, e infine, a sinistra, carrellino sul quale si possono inserire in contemporanea due nano SIM e una micro SD. Il display è un IPS HD Plus da 5,7 pollici in 18 noni, che per larghezza vi ricordo corrispondere a un 5,2 pollici in 16 noni. La qualità del pannello è buona e si caratterizza per ottimi angoli di visione e luminosità massima molto elevata, il che permette di leggere bene i contenuti anche sotto luce diretta del sole. La risoluzione HD Plus è più che sufficiente per non affaticare la vista durante lo svolgimento delle attività quotidiane, ma se siete abituati ad un pannello Full HD o superiore, la differenza si sente come, ed è per questo che consiglio questo dispositivo solo a chi non ha provato display maggiormente definiti. Il prezzo di listino di questo smartphone è lo stesso del Moto G5 dello scorso anno, che montava un pannello Full HD, e avrei voluto che facessero altrettanto su questo terminale. Insomma, avete capito, Moto G6 Play ha un buon display, ma bisogna accettare il compromesso di una definizione buona ma non perfetta. Come su molti Xiaomi, non è presente la certificazione per usufruire di Netflix in HD. Inserire il brand Motorola all'interno del sensore di impronte è per me un vero e proprio tocco di stile, ma tralasciando queste finezze posso dirvi che il sensore biometrico è comodo da raggiungere e sblocca il terminale con precisione e sufficiente rapidità. L'hardware di questo terminale non mi entusiasma granché. Nulla da dire riguardo i 3 GB di RAM e i 32 GB di memoria integrata espandibili tramite microSD, ma al posto dello Snapdragon 430 avrei preferito il 450, considerando che la concorrenza cinese su dispositivi dal prezzo simile utilizza sistemi on chip più performanti. Tuttavia, lato prestazioni, sono rimasto piacevolmente colpito perché Moto G6 Play, grazie alla solita eccellente ottimizzazione Motorola, riesce a garantire un'esperienza d'uso di tutto rispetto, nonostante il sistema on chip non proprio recente. I tempi di caricamento delle app non sono affatto lunghi e queste ultime, una volta aperte, girano bene se gli si dà 1 o 2 secondi di tempo per caricare i contenuti. Durante la settimana di utilizzo di questo Motorola non ho riscontrato problemi o rallentamenti di alcun tipo e ho trovato i 3 GB di RAM più che sufficienti per l'utilizzo di tutti i giorni. Tuttavia, un hardware di questo tipo, a distanza di tempo, potrebbe soffrire un po' se utilizzato costantemente al massimo delle sue possibilità, ed è per questo che consiglio Moto G6 Play a chi non ha esigenze particolari e non fa un utilizzo intenso dello smartphone. Per quanto riguarda il gaming, Moto G6 Play si guadagna la sufficienza, ma nulla di più, visto che Asphalt 9, il mio gioco di riferimento, è sicuramente giocabile, ma non gira framerate elevati e mostra comunque qualche calo di fluidità nonostante le impostazioni grafiche non siano elevate. La fotocamera principale di questo dispositivo scatta la risoluzione massima di 13 megapixel e un'apertura del diaframma f2.0. La fotocamera frontale è invece una 8 megapixel con apertura f2.2. L'app fotocamera è davvero ben fatta, è presente tutto il necessario, una buona quantità di impostazioni e nella modalità manuale si possono persino regolare ISO e tempi di scatto, cose non affatto scontate su un terminale di questa fascia di prezzo.
Riguardo la qualità degli scatti, sarò breve, siamo in linea con altri terminali che costano 150 euro o poco più. Le foto in condizioni di buona luce vengono bene, hanno una buona quantità di dettagli, colori equilibrati e si realizzano senza difficoltà al primo colpo. Man mano che le condizioni di luce peggiorano, diminuisce sensibilmente la qualità degli scatti, che perdono definizione e pulizia d'immagine. Inoltre, per ottenere un buon scatto all'imbrunire o in altre condizioni di poca luce, bisogna stare particolarmente fermi, visto che lo scatto non è rapidissimo e manca ovviamente la stabilizzazione ottica. La fotocamera frontale è sufficiente, mentre ho trovato più che sufficiente la qualità dei video, caratterizzati da una buona stabilizzazione, una messa a fuoco abbastanza rapida e precisa e una qualità audio superiore alla concorrenza dal prezzo simile. A proposito, se volete dare un'occhiata agli scatti non compressi di questo terminale e degli altri dispositivi che recensisco, vi consiglio di seguirmi su Telegram, anche perché su quest'app di messaggistica vi segnalo le migliori offerte Amazon e non solo relative al mondo smartphone. Tirando le somme sul comparto fotografico, ripeto nuovamente che Moto G6 Play è in linea con altri prodotti appartenenti alla stessa fascia di prezzo. Dunque, realizza buoni scatti quando le condizioni di luce lo permettono, è sufficiente per foto da social in condizioni di luce intermedie, mentre non può fare granché come gli altri dispositivi economici quando c'è poca luce o ci sono forti contrasti, luci e ombre. Il pezzo forte di questo terminale è senza alcun dubbio la batteria da ben 4000 mAh, che unita ad un hardware poco energivoro, al software semi-stock e l'ottimizzazione Motorola permettono al dispositivo di portare sempre a termine una giornata di utilizzo. Volendo essere più preciso, vi dico che con utilizzo intenso Moto G6 Play copre tranquillamente una giornata di oltre 16-18 ore, mentre con utilizzo più tranquillo vi permette di portare a termine due giornate con una sola carica. In confezione è presente un caricatore a carica rapida, e visto che ci sono, dovrebbe essere presente anche una cover come questa. Mancano invece gli auricolari. La versione di Android è la 8.0, con patch di sicurezza ferme al 1 giugno. Vorrei poter dire che questo è un problema legato alla mia unità in prova, ma non credo proprio sia così. Ormai Motorola non è più quella di qualche tempo fa quando si tratta di aggiornamenti, e le patch dei suoi dispositivi più economici vengono aggiornate con scarsa frequenza. L'unica nota positiva in fatto di aggiornamenti riguarda la presenza di questo dispositivo nella lista dei terminali che sarà aggiornato ad Android 9 Pie, sperando che non si rimangino la parola. Tuttavia, se Motorola non è più quella di una volta in quanto ad aggiornamenti, è sempre la stessa quando si parla di ottimizzazione software, davvero eccellente. Infatti questo dispositivo gira sicuramente meglio di altri terminali dall'hardware simile ed è estremamente affidabile. L'interfaccia grafica di Motorola si basa su Android Stock, ma è presente qualche chicca software che ne migliora l'esperienza. Mi riferisco ovviamente alle Moto Actions e al Moto Display. Le prime permettono di effettuare operazioni a schermo spento, come attivare e disattivare la torcia o attivare la fotocamera con dei semplici gesti, che una volta immagazzinati si vorrebbero su qualsiasi dispositivo. E non è da meno il Moto Display, che permette di dare una rapida occhiata ad orario ed eventuali notifiche ogni qualvolta arriva qualcosa o solleviamo il terminale. Inoltre, senza sbloccare il telefono, è possibile ignorare una notifica o mandare una risposta rapida. La ricezione GPS e del segnale telefonico è davvero ottima, così come è ottima la qualità dell'audio in chiamata, sia tramite capsula auricolare che in viva voce, e soprattutto l'interlocutore ci sentirà davvero bene. Ottima anche la ricezione del Wi-Fi, che non mi ha dato alcun tipo di problema, anche se mi spiace segnalarvi che si tratta di Wi-Fi monobanda. Nella media, qualità e volume in uscita dall'altoparlante, che apprezzo sia frontale. Nella media, la qualità d'ascolto tramite cuffie o auricolari cablati. Sono presenti radio FM, accelerometro e giroscopio, mentre mancano NFC e bussola. La prima, secondo me, non è una mancanza grave su un terminale come questo, perché l'utenza tipo alla quale è destinato probabilmente non sa nemmeno dell'esistenza di Google Pay. La mancanza della bussola, invece, non la tollero, perché torna davvero utile nella navigazione su Maps a piedi. Nella navigazione in auto invece se ne può fare a meno, visto che il dispositivo capisce facilmente come siamo orientati grazie alla maggiore velocità di spostamento. In conclusione, qual è il senso di questo Moto G6 Play? A che tipo di utenza è destinato? Partiamo dal presupposto che su Amazon, in questo momento, può essere acquistato per circa 150 euro o poco più, e per queste cifre ha un rapporto qualità-prezzo discreto. Se siete l'utente appassionato di tecnologia o con qualche pretesa in più per quanto riguarda la parte multimediale, vi consiglio sinceramente di optare per altro.
così come vi consiglio di puntare ad altro se state pensando di regalare un cellulare ad un ragazzino, che tra social, YouTube e giochi lo stresserà sicuramente abbastanza. Per questo tipo di utenti penso sia più indicato uno Xiaomi Redmi 5 Plus, o meglio ancora, arrivando a circa 190 euro, un bel Redmi Note 5, perché sono entrambi più potenti, hanno un display più definito e il wifi a doppia banda. Il Redmi Note 5 inoltre ha un comparto fotografico decisamente superiore. Tuttavia, credo che questo Moto G6 Play sia il telefono ideale per persone più grandi, penso a dei genitori, zii e nonni poco avvezzi alla tecnologia, che vogliono uno smartphone affidabile senza spendere molto, di una marca che gli ispiri fiducia, con un'ottima durata della batteria, un display ben leggibile in tutte le condizioni di luce, che riceva molto bene il segnale telefonico e con un'ottima qualità di chiamata. Inoltre, per utenti poco esperti, credo che Android Stock sia più alla mano di una personalizzazione come la MIUI, perché non ci sono troppe opzioni e non bisogna disattivare alcun tipo di risparmio energetico. Bene ragazzi, questa è la mia interpretazione di Moto G6 Play, uno smartphone economico che fa della semplicità d'uso, dell'affidabilità e dell'autonomia i suoi punti di forza e che è destinato ad un'utenza poco esigente lato prestazioni e multimedialità, ma che vuole un dispositivo pronto all'uso, semplice da utilizzare e che dia poche grane nell'esperienza d'uso di tutti i giorni. E voi, cosa ne pensate di questo terminale? Fatemelo sapere tramite un commento. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e volete sostenere la crescita di questo canale, e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.